Buongiorno, oggi parleremo di deprivazione emotiva e della sensazione di non venir mai profondamente compresi, capiti e accolti. Andremo a vedere quelli che sono i vissuti e le emozioni che si accompagnano a questa sensazione, alla deprivazione emotiva, quali possono essere le origini nell'infanzia di tale vissuto e l'impatto sulle relazioni. Spesso in terapia emergono frasi quali non mi sento profondamente ascoltato, non c'è nessuno che si interessa sinceramente a me, a quello che provo, ai miei sentimenti, nessuno mi ascolta. Tutte queste frasi hanno in comune un elemento fondamentale, quello di non sentirsi accolti, capiti e addirittura ascoltati, quindi non c'è nessuno che pare disposto a sintonizzarsi su di me, sulle mie emozioni e ad accogliere quello che è il mio vissuto, a farmi sentire capito e anche apprezzato come persona. In questo caso, Jung parla di deprivazione emotiva. Jung specifico che è il padre della schema therapy, non Carl Gustav Jung, che invece è lo psichiatra psicanalista. Cosa si intende quindi con deprivazione emotiva? Si intende proprio questo senso di solitudine, di essere destinati a rimanere soli, un senso di vuoto che ci pervade proprio perché in qualche modo non ci sentiamo importanti e speciali per nessuno. Da dove ha origine questa sensazione? Beh, è chiaro come questo vissuto abbia molto a che fare con le relazioni e per comprendere meglio da dove può nascere, dobbiamo fare riferimento alla teoria dell'attaccamento di Bowlby. Secondo Bowlby, l'attaccamento è un bisogno innato che ciascuno di noi possiede fin dalla nascita. Quindi, fin dalla nascita, noi siamo naturalmente predisposti ad allacciare relazioni sociali, siamo orientati verso l'altro e cerchiamo un altro che sia competente, che possa prendersi cura di noi, ma prendersi cura nel senso di offrirci protezione, sia fisica che emotiva, calore e supporto. Cosa succede quando questo non avviene? Quando quindi non si instaura un legame di attaccamento definito sicuro? Questo è il motivo per cui oggi andremo ad esplorare dove la deprivazione emotiva affonda le sue radici. E lo faremo proprio andando ad analizzare e esplorare i primi legami di attaccamento. Spesso chi presenta il vissuto di deprivazione emotiva, quindi questo senso di vuoto, solitudine e di non venir compreso, ha vissuto in famiglie fredde, distaccate, poco propense al contatto fisico e alle dimostrazioni di affetto. Jung in realtà individua tre tipi diversi di deprivazione. Il primo è la deprivazione di cure amorevoli, quindi alla persona è mancato proprio l'affetto, il calore, le attenzioni. Se andiamo ad esplorare la sua famiglia, a cercare di mettere maggiormente a fuoco il clima familiare in cui è cresciuto, spesso troviamo delle famiglie in cui il contatto fisico era piuttosto evitato, in cui uno o tutti e due i genitori si mostravano poco affettuosi, poco propensi a abbracciare il figlio, baciarlo, fornirgli anche conforto attraverso la fisicità, quindi una protezione fisica. E questo è il primo tipo. Il secondo tipo di deprivazione invece è la deprivazione di empatia. Quindi nell'infanzia di chi soffre di questa tipologia di deprivazione emotiva è mancata una figura attenta a quelli che fossero i suoi bisogni emotivi, le sue emozioni, una figura che gli chiedesse
Com'è andata oggi a scuola? Come ti sei sentito? Sei contento? Sei felice di fare questo? Sei triste? Quindi un caregiver attento che rispecchiasse i suoi vissuti, le sue emozioni, che si interessasse a quello che era il suo vissuto. Quindi magari sì, delle figure che parlano con me, che comunque comunicano. Hanno un contatto con me che però non è mai sul piano emotivo, ma rimane sempre su un piano maggiormente superficiale. In queste famiglie in cui i genitori sono i primi a non sintonizzarsi sui bisogni emotivi del bambino, ecco che allora il figlio impara a non confidarsi rispetto alle sue emozioni e ai suoi vissuti. Il terzo tipo di deprivazione emotiva è la deprivazione di protezione, quindi all'interno della famiglia è mancata una figura in grado di porsi come base sicura, come guida, in grado quindi di supportare, di confortare e di infondere forza. Questo ovviamente non avviene per volontà dei genitori o con l'intenzionalità di ferire, spesso sono genitori che magari sono preoccupati per questioni esterne, sono assorbiti dal lavoro, sono presi da un altro figlio che è appena nato, piuttosto che sono assorbiti da una sofferenza che è loro. Però qual è l'impatto sul bambino? È che in qualche modo non esiste una figura a cui rivolgersi, da cui ottenere consiglio e che lo faccia sentire protetto e tutelato. Ma qual è l'impatto della deprivazione emotiva sulle relazioni successive, anche sulle relazioni adulte? Allora, le relazioni, soprattutto quelle sentimentali o amicali profonde, sono quelle in cui i nostri modelli operativi interni, ovvero le rappresentazioni di sé e le rappresentazioni degli altri che abbiamo sviluppato all'interno dei primi legami di attaccamento, entrano in gioco in maniera netta. Chi presenta uno schema di deprivazione emotiva, la convinzione che nessuno risponderà ai suoi bisogni, può reagire essenzialmente in tre differenti modi. Il primo è applicare una strategia di evitamento. Cosa significa? Significa che se sono assolutamente convinto che io non sono importante per nessuno e nessuno sarà mai disposto ad ascoltarmi, a sintonizzarmi con me o a capirmi, allora cosa faccio? Mi ritiro dalle relazioni. Mi ritiro dalle relazioni, evito di intrattenerle proprio per evitare un'ennesima delusione. Talvolta invece queste persone tendono quindi a mostrarsi fredde, distaccate, a quindi essere eccessivamente autosufficienti perché non ammettono nemmeno con se stessi di avere bisogno d'amore, poiché questo bisogno è stato deluso fin troppe volte. Quindi per tutelarsi, per proteggersi da un'ennesima sofferenza, non richiedono affetto, non richiedono cure, non richiedono sintonizzazione agli altri, ma fanno proprio fatica anche a prendere contatto con quel bisogno che comunque continuano a conservare dentro di sé, anche se un po' soffocato. Altre volte invece queste persone intrattengono delle relazioni molto brevi e nel momento in cui l'altro partner, sembra coinvolgersi, le interrompono. Perché questo? Proprio per evitare di entrare in intimità con l'altro e proprio perché convinti che tanto l'altro non li capirà, che tanto l'altro non sarà in grado di offrire loro affetto e amore. Quindi questa è la prima strategia, quella di evitamento. La seconda strategia che le persone con deprivazione emotiva possono adottare all'interno delle relazioni adulte è quella di resa. Quindi in qualche modo si arrendono allo schema. Cosa significa?
Significa che si comportano in modo da confermarlo, non tentano neanche di evitare di subire altre delusioni, no, vengono attratte da chi rappresenta qualcosa per loro familiare, quindi da persone distaccate, da persone fredde, da persone che in quel momento non sono disponibili a coinvolgersi in una relazione intima, vuoi perché hanno altre priorità nella vita in quel momento, in quella fase, vuoi perché in qualche modo hanno degli aspetti loro problematici, sono troppo assorbiti dai loro problemi. Fatto sta che quindi cosa accade? Che chi presenta questo schema continua a intrattenere relazioni con persone non in grado in quel momento di soddisfare il suo bisogno di affetto, andando così a confermare nuovamente l'idea che tanto nessuno sarà mai in grado di rispondere ai miei bisogni emotivi. La terza strategia che potrebbe mettere in atto chi soffre di deprivazione emotiva è l'ipercompensazione. Cosa si intende per ipercompensazione? Si intende l'agisco in modo da non sentirmi mai più così. Quindi, se mi sono sentito che nessuno mi faceva sentire speciale, se ho sentito che nessuno era disposto a sintonizzarsi sui miei bisogni, ora pretendo che gli altri siano sempre focalizzati su di me, sintonizzati su di me. Quindi divento quasi rabbioso nel chiedere attenzioni. Ho bisogno costante di rassicurazioni da parte dell'altro. Quindi continuo a in qualche modo richiedere rassicurazioni circa l'amore, circa la presenza e divento anche pressante. Chiamo più volte, mando più volte messaggi nell'arco della giornata, mi arrabbio quando l'altro non è disponibile. E va, insomma, cerco in tutti i modi disperatamente di ottenere quelle attenzioni che mi sono mancate durante gli anni precedenti, però con la sensazione che tutto quello che l'altro mi dà non sia mai abbastanza. Quindi queste persone, anche di fronte a delle dimostrazioni di affetto e di amore, è un po' come se non riuscissero a sentirsi realmente considerati ed amati. Quindi, ad esempio, se il partner organizza una festa di compleanno a sorpresa con la torta che piace, preferita, la persona con deprivazione emotiva che sta attuando un meccanismo di ipercompensazione si arrabbierà perché dirà: ma tu lo sapevi che avrei preferito festeggiarlo solamente noi due? Quindi è un po' come se ogni dimostrazione di affetto rimbalzasse. Quello che appare chiaro è che tutte e tre queste strategie, evitamento, resa, ipercompensazione, non fanno altro che alimentare le convinzioni alla base dello schema. Io non valgo, io non sono speciale per nessuno, gli altri non risponderanno mai ai miei bisogni. Quindi reiterando delle dinamiche continuamente, andando avanti con questo circolo vizioso che porta a rimettersi sempre in situazioni che confermano le mie credenze di base. È così che la convinzione di non riuscire ad ottenere sufficiente amore, supporto, attenzione, cura e affetto continua a mantenersi. Ma quindi cosa si può fare? Beh, innanzitutto la deprivazione emotiva è un vissuto che, come abbiamo detto, ha origine nell'infanzia, difficilmente individuabile perché è proprio il clima familiare in cui siamo cresciuti, a cui siamo abituati. Quindi il primo passo è cercare di capire se ho sofferto di deprivazione emotiva, se ho vissuto in dinamiche che potevano dar vita a questo vissuto di vuoto e di solitudine. Quali domande potrebbero essere utili? Beh, potrebbe essere utile chiedersi: mi sono mai sentito amato da piccolo? Mi sono sentito considerato? Mi ascoltavano? Mi chiedevano delle mie emozioni? C'era qualcuno che si interessava a me? Queste sono tutte domande che possono aiutare a mettere in luce se in qualche modo
ho sofferto di una delle tre tipologie di deprivazione emotiva. Successivamente è importante andare ad individuare quei comportamenti che vengono agiti in modo praticamente automatico all'interno delle relazioni e che continuano ad innescare, ad alimentare il circolo vizioso che conferma le mie credenze. Poi ovviamente qualora ci si rivolga a uno specialista della salute mentale sarà fondamentale andare a lavorare su quelle esperienze che sono alla base dello schema di deprivazione emotiva per riuscire a risignificarle e a rileggerle in un'ottica più adulta, in modo tale da poter arrivare a scegliere come comportarsi senza portarsi sulle spalle il fardello del passato che diventa un po' una tendenza a ripetere, una catena che mi tiene ancorato a certe dinamiche, a certi comportamenti, non permettendomi di scegliere come agire in libertà. Abbiamo finito, vi chiedo quindi di iscrivervi al nostro canale e di pigiare sul segnale della campanella per rimanere aggiornati sui nostri contenuti. Per noi è davvero molto importante, anche perché uno degli obiettivi principali del centro in terapia è quello di poter divulgare informazione scientifica in ambito psicologico. Io sono Verdiana Valagussa, psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, lavoro nelle sedi di Saronno e di Legnano. Vi auguro una buona giornata.